È una tra le opere di ingegneria idraulica tra le più importanti della Lombardia. Cattura l'acqua del Ticino per poi riversarla nei suoi canali per irrigare le campagne e al tempo stesso produrre energia. È la diga di Pamperduto, situata a Somma Lombardo, nel Varesotto, da cui parte il Villoresi con la sua rete chilometrica di derivazioni, che grazie alle sue sponde rese percorribili da strade, alzaie riqualificate, che regalano tra l'altro scorci e angoli ambientali sconosciuti della campagna lombarda, sono diventate meta di gite e luogo di fitness e sport all'aria aperta. Questa diga oggi compie 130 anni. Questa diga prende l'acqua al Lago Maggiore, la traversa insieme a tutto il canale Villoresi e la porta dal Lago Maggiore all'Adda. Quindi va a irrigare tutto il territorio lombardo, tutta la parte sud, che va a finire addirittura nel grande fiume, il Po, specialmente in questo periodo dove abbiamo problemi di siccità. Costruita su progetto dell'ingegnere Eugenio Villoresi, è ritenuta un'opera strategica per le culture lombarde e di bonifica, a tal punto da essere candidata a diventare patrimonio dell'UNESCO. Un orgoglio tutto lombardo che, come sottolinea il presidente del Consorzio Villoresi Esticino, Alessandro Folli, oggi rappresenta una vera e propria cassaforte per custodire e gestire l'acqua, soprattutto in tempo di siccità. Diciamo che la nostra realtà è una realtà ormai affermata a livello nazionale. Comprende un territorio di 500 comuni, ha una rete irrigua di 4.000 chilometri. Diciamo che nel 2005, l'atto in cui la Regione mi diede la possibilità di affrontare e risolvere i problemi di questo ente, siamo passati da 39 dipendenti a 162. Pamperduto non è dunque solo diga e centrale elettrica, è anche museo delle acque, ostello, luogo di visite e di sport.